canzone è il nuovo singolo mio che si intitola Discoteche Abbandonate e che parte da un, diciamo, da un assunto, no? Anzi, da delle suggestioni nate da un libro, Disco Mute, che è un libro fotografico nel quale mi ero imbattuto bellissime foto realizzate in questi luoghi, in questi templi, no? Le discoteche abbandonate, le vecchie discoteche degli anni 80, 90 e 2000 e inizi 2000 che non ce l'hanno fatta, non sono riuscite a reggere l'impatto, no? con la modernità, per mille motivi tra l'altro. Ecco, quella roba lì, vedere quei luoghi così straordinari, epici, no? Con degli arredamenti magari diciamo approssimativi per certi versi col gusto di oggi, no? Specchi, spigoli, diamanti, tutta quella roba lì che aveva un look incredibile, e vederli completamente vuoti, vandalizzati, no? In queste foto mi ha fatto pensare a quanto invece quei luoghi siano stati importanti per la mia generazione e per tanti altri, come a volte un luogo spogliato delle persone che hanno vissuto delle esperienze all'interno di esso perde completamente tutto il suo fascino. E sembravano appunto delle foto di una civiltà, cioè di una civiltà ormai decaduta, no? Quelle cose tipo Atlantide, no? Ecco, qui vivevano loro, poi e vivevano questi che arrivavano, facevano 300 km per venire a ballare, poi superavano le difficilissime barriere delle colonne d'Ercole della selezione all'ingresso, tutti erano vestiti sempre sbagliati, io non so perché il dress code non l'ho mai beccato una volta, ma neanche oggi, cioè, però all'epoca in particolare, e quindi vedere quel mondo mi ha rievocato tutta una serie di ricordi, no? L'importanza di... Quindi da lì è nata fondamentalmente la canzone. Da immagini che sono poi trasformate in musica e testi. Abbiamo voluto raccontare anche un po' quei suoni, no? Quella roba lì, perché sono suoni che rievocano la dance, cioè è più lenta, però sono suoni che rievocano la dance anni 90, un po' di anni 80, cioè c'è qualcosa di non definito nel passato che è un po' il mio immaginario di quando penso a quel mondo lì sostanzialmente. Particolarità di questo pezzo è che non praticamente inizialmente sarà disponibile solo in radio, cioè disponibile nel senso verrà solo distribuito in radio e su YouTube. Non sulle piattaforme, non per scelta così ideologica, ma perché è un modo per raccontare questo tempo, no? Il tempo a cui si ispira fondamentalmente questa canzone. Volevamo rievocare anche per noi stessi un po' quel tipo di atmosfera lì. E poi su YouTube, perché ci sarà il video, diciamo, che secondo me è una figata pazzesca, perché è basato sulle foto appunto di Disco Mute. Oltre a questo abbiamo voluto raccogliere i contributi testuali di un sacco di DJ che chiaramente sono ancora in attività ma che hanno vissuto quell'epoca. Volevamo sentire il loro punto di vista e quindi ci sono questi testi che si alternano. Uno dice: ma c'è proprio bisogno di un album di Max Pezzali nel 2024? Questo è il mio grande interrogativo. E quindi c'è, cioè, con tutto il materiale che c'è, con tutte le persone contemporanee, no? Le band e gli artisti contemporanei che fanno materiale e che di qualità e che lo buttano sul mercato, dico: ma veramente c'è questo bisogno? E la mia risposta è: non c'è bisogno di canzoni mie finché non c'è un punto di vista che posso avere solo io. Ecco, cioè, se questo è il caso, qui si racconta una cosa nella quale è fondamentale, nella cui narrazione è fondamentale il mio punto di vista e il mio punto di vista di uno che ha vissuto diverse epoche, ecco, mettiamola così. Tour negli stadi, abbiamo voluto cambiare un po' l'impianto del tour utilizzando una cosa che secondo me è, diciamo, la suggestione iniziale, secondo me è una cosa meravigliosa ed è nata di concerto con Max Jacopo e con Roberto, anche Recchioni, che cura il fumetto, cura tutta la parte
ed è stato l'immaginare anche i personaggi delle canzoni degli 883 come dei personaggi reali. Cioè, questa cosa qui è stata una, secondo me, una suggestione, perché è una cosa molto fumettosa e da appassionati di fumetti, no? E che magari uno dice, ma alla tua età sì, proprio perché alla tua età ormai hai fatto il giro due volte, cioè non ti possono accusare di giovanilismo più di così, cosa vuoi, cioè nel senso, no? Cioè ti guardano e dicono, no, è perché ti piace proprio, no? Quindi, e quindi ci saranno dei personaggi ricorrenti nel tour, ci saranno delle canzoni che non sono state fatte durante il tour precedente e che riorganizzeremo per renderle ancora, insomma, per riportare, secondo me molti fan diranno figa perché non le facciamo magari da 30 anni, no? Abbiamo voluto tirar fuori il repertorio, tutto il repertorio che si poteva fare, un'idea visuale un po' diversa, ma sempre su quell'onda lì, però con questi, cioè, sarà molto cartoon, ecco, secondo me, che è molto figo. Abbiamo già tirata giù per farla dal vivo, perché vogliamo proprio che ci sia una sorta di, dato che il repertorio del concerto un po' ha quei pezzi lì, no? Nella notte, cosa, la regina delle celebrità, quelli più tra virgolette dance dell'epoca, che erano stati fatti anche con dei remix dei DJ che appunto sono più o meno gli stessi che poi vengono citati di cui si cita il testo nel video. Vorremmo fare proprio un momento, no? Un momento rievocativo di quella roba lì, un momento discoteca nel concerto, quindi anche questo pezzo rientrerà in quella, diciamo, in quella logica lì.